Gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Dunque, oggi facciamo i calzoni, quelli del Bimby TM5. Io mi sono stampata anche la ricetta perché voglio poi ovviamente mettermela da parte e tenerla. E devo ovviamente anche correggere che stampandola ho saltato qualche riga, presumo. Allora, questa ricetta è presente nel libro Calzoni e panzerotti, pizze e focacce. E io non ho. Ok. Quindi sì che ce l'hai? No. Pizze e focacce là. Dopo. Ah, perché ragione? Te che resunti! Bravo mio amore! Quindi andiamo a vedere. Calzone 130. 130, che cosa stai filmando? Andiamo, pagina 130. Se si trova. Sì, se ci arriviamo. Eccoli, hai ragione. Di questo libro, pizza e focacce, del TM5. Ottimo, quindi possiamo procedere. Non serve che faccio correzioni, perché ce l'ho già qui. Intanto scriviamo ok, che la sto facendo. E dopo scriveremo come risulta. Allora, l'ho messa già nei preferiti. Andiamo sul calzone, giusto? Sì. Quindi questa si può strappare. Iniziamo. Bye bye. Basta, adesso serve a me la Bologna. Allora, ci occorrono 220 grammi di acqua, un cucchiaino di zucchero o un cucchiaino di malto d'orzo, 20 grammi di lievito di birra o 2 cucchiaini di lievito di birra disidratato, 400 grammi di farina bianca tipo 0, 30 grammi di olio extravergine di oliva, mezzo cucchiaino di sale. Per il ripieno, poi vabbè, a nostra voglia e volontà, qui indica mozzarella a pezzi, pomodori senza semi, olio extravergine di oliva, un cucchiaino di sale, 6 foglie di basilico lavate e asciugate, 100 g di prosciutto cotto a listarelle. A nostra scelta assolutamente, sceglieremo poi il nostro ripieno che preferiamo. 50 g di acqua. Arriviamo a 50. Siamo andati anche oltre, mi sa. Poi un cucchiaino di zucchero. In questo periodo dovrebbero arrivarvi un po' di ricette bombe. Molto 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 buone. Poi 20 g di lievito di birra o 2 cucchiai di lievito disidratato. Allora mi ce ne metto 2 di questi, mi trovo meglio perché con questo quantitativo raddoppio il volume in giro di meno tempo. Poi misurino, adesso dovrà andare a scaldare sicuramente il lievito e a sciogliere il lievito. Esattamente 2 minuti, 37 gradi, velocità 2. Attendiamo. Ci siamo, mancano 8 secondi. No, questo deve rimanere attaccato. Se voglio che il telefono funzioni e scarico. Che giochi vuoi? Allora, andiamo avanti. Mettiamo ancora 170 ml di acqua. Io resto un attimo indietro perché prima ero rimasta un attimo avanti. Poi andiamo avanti. 400 g di farina bianca. Quindi farina bianca.
400 grammi. Arrivata. Poi 30 grammi di olio extravergine di oliva. Prendo. Quindi 30. Sì, ma devo aspettare il gioco, no. Oh, yes. Poi qui le ricette sono fatte in diretta, un cucchiaino e mezzo, non troviamo nulla di già pronto. Un cucchiaino e mezzo di sale. Un cucchiaino e mezzo di sale. Poi posizionare il misurino senza fare danni come faccio io. Svuotare la manopola per iniziare a impastare, quindi 2 minuti, velocità, spiga. Dopo non l'ha sentito nessuno dire. Avanti. Allora, impasto pronto, formiamo una palla e lo mettiamo in una zuppiera di ceramica leggermente oliata. Io uso la mia di plastica oliata. La mia mano me la sono bella che unta perché devo recuperare il mio impasto senza farlo incollare. È bello elastico, eh? Bello bello l'impasto. Ok, tiriamo fuori tutto tutto. Neanche una briciola. Eccolo qua. E ci formiamo una bella pallina. E adesso questa bella pallina dovrà andare a lievitare. Andiamo avanti. Coprire la ciotola con pellicola e lasciamola lievitare per almeno 2 ore. Allora, adesso fa veramente caldissimo, quindi probabilmente non serviranno 2 ore, ma anche meno. Quando vedete che noi la buchiamo e non torna indietro, è perché è pronta. Invece adesso ovviamente torna indietro e torna ad essere quello che era, eh? Ok, a tra poco quando avrà finito di lievitare. Nel frattempo andiamo a verificare come si deve procedere ancora. Ci chiede di preriscaldare il forno a 200 gradi, nel momento io penso in cui iniziamo ad andare a lavorare. Allora, bisognerà rivestire la placca del forno con carta da forno e metterla da parte. Allora, la mia placca da forno è da cambiare la carta da forno. Questo qua non ci serve. È abbastanza macchiata la carta da forno. Adesso quando ci usano devono macchiarsi. Quindi mettiamo la nostra carta forno. Lo stai facendo vedere? Eh? Poi dopo che vediamo che il nostro impasto è lievitato, andiamo ad accendere il forno in modo che si preriscalda in anticipo e non abbiamo il forno a temperature sbagliate. 200 gradi cielo terra, quindi la nostra placca è pronta anche lei per essere utilizzata. Andiamo avanti. Poi ci dice di mettere 300 grammi di mozzarella a pezzi di 2-3 cm nel boccale e noi usiamo questa, e di posizionare il misurino, di ruotare la manopola fino a velocità 5 per 3 secondi perché dovrà andarla a smilzare. Io ho già preso quella filosa, già vedete, già proprio spezzettata, quindi non occorrerà farlo. Poi vediamo cos'altro ci viene a chiedere. Trasferire nel cestello e lasciarlo scolare dal siero per almeno 10 minuti nel frattempo. Mettere in una terrina pomodori, olio, sale, basilico spezzettato e mescolare bene. Quindi
possiamo procedere. Quindi mettiamo in una terrina, io in questo caso riutilizzo il bimbi, i pomodori, che io vado ad utilizzare la mia salsa perché a me piace con salsa. I pomodori erano 400 grammi. È bello, è qua. Ok. Vabbè, qua non arriviamo alla metà più o meno, non so niente. Allora, 200 grammi. Poi ci chiede l'olio, era un 40 grammi. Ne mettiamo 20 perché appunto io ne ho messi solo 200 di salsa. Poi ci chiede il sale, e di sale ce ne chiede un cucchiaino, io ne sto facendo metà, quindi vado a metterne mezzo, ok? E ci chiede il basilico, eccolo qua, io ce l'ho già tagliuzzato, già quello secco, voilà. E qui siamo a posto, e va mescolato bene. Quindi adesso io farò andare un attimo il nostro bimbi, se riesco, ok, e lo vado a mescolare. Ottimo, si può usare anche se sto seguendo una ricetta, perfetto. Ed è ritornata anche sulla nostra ricetta. Wow, fantastico, meglio di così non poteva andare. Allora, ci prendiamo una ciotola e ci andiamo a mettere, vabbè, la parte più poca, bastante questa. Allora, andiamo a metterci su dentro il nostro contenitorino, questo che ci servirà poi per fare il ripieno, eh? Calcolate che verrà leggermente sporcata questa salsa, non è che noi andiamo a fare solo salsa all'interno del calzone. Quindi, eccola qua, un po' come se stiamo facendo la pizza, va, che bello. Dallo sguardo sembra come la pizza, la pizzaiola. La marinara. La marinara. La marinara. Quella che piace a Dio. Ok. Quindi noi abbiamo preparato il nostro sughetto. Sughetto. Mozzarella. Che ci serviranno poi per il ripieno. Ce li appoggiamo da parte. Poi dobbiamo prendere dopo, quando è lievitato il nostro impasto, e dividerlo in quattro parti, che saranno i nostri quattro calzoni. Con l'aiuto del mattarello le stendiamo in una foglia sottile a forma rotonda, qua ci dice di circa 26 cm, cioè una bomba tanta. Vabbè. A quel punto andremo a distribuire pomodori, mozzarella e prosciutto su ogni metà disco, lasciando un po' di spazio sui bordi. Con un pennello da cucina pennelliamo i bordi con l'acqua e li andiamo a chiudere a mezzaluna, e poi premiamo i bordi con una forchetta, ma anche semplicemente con le dita, per far uscire tutta l'aria in eccesso. Disponiamo i nostri calzoni sulla placca da forno preparata in precedenza e cuociamo per 20-25 minuti in forno caldo a 200 gradi. Quindi adesso sembra che sia finito, servire i calzoni caldi. Attendiamo che il nostro impasto vada a lievitare e dopo procediamo nel restante. Dunque, arrivati a questo punto, lievitato il nostro impasto. Ne prendiamo, dice di dividerlo in quattro. Io devo farne un po' di più, quindi li farò più piccini. E li dobbiamo fare a forma. Però stai lontano. Così. No. Sì. Tanto. Più rotonda che riusciamo. Tanto.
Se aspetto, non lo bloccare per favore. Ma così non riesco. Sei comodo? È venuto un quadrato, giusto per intenderci. Voglio proprio sfidare a fare un cerchio perfetto. Ti devi sedere bene però, se no vai di là, eh. Allora, prendiamo il nostro composto di salsa che abbiamo fatto, un po' di pomodorini, dipende voi cosa avete messo. Qui mettiamo anche mozzarella, bologna e l'acqua con un pennello. Io anche quella. Ci apriamo la mozzarella. Oh. Lascia. Dunque. Siamo pronti per fare i nostri calzoni. Mettiamo nella prima metà, lasciando i bordi liberi, senza niente, un po' di questa roba che abbiamo preparato prima. Non penso da. Se non la pianta andiamo di là. Mettiamo chi il prosciutto, io Bologna. Bologna. Bologna, mozzarella, occhio, e andiamo a chiuderli. Dovevamo bagnare il bordo e li chiudiamo con una forchetta. Lascialo, vai di là Eric, lascialo stare, lascialo, ci pensi. Senti, dai. Così. Assomiglia a un raviolo gigante. E lo andiamo ad adagiare sulla nostra teglia. Non quello. Sì, se te lo mangi tutto te, qua non mangiamo più noi, eh. Poi, il forno lo accendiamo intanto già a 200 gradi. Io ho messo la funzione di preriscaldamento perché io ce l'ho nel mio forno. Che è anche un po' più veloce. Come prima procediamo sino a quando finiamo tutti i nostri calzoni. Quindi sughetto, sugo, Bologna. Stai assaggiando tutto in anteprima tu, eh? Bologna, mozzarella. Lascia qui che adesso sto facendo le cose. Pennelliamo il bordo con acqua. E chiudiamo il calzone con la forchetta. Così. Basta. Fine. Se avanza te lo do, amore, eh? Allora, andiamo e lo adagiamo sul nostro, sulla nostra teglia. Vai. Questi sono i nostri calzoni. Procediamo, ne dobbiamo fare io almeno 6. Sì. Oppure fagli quello. Se vengono di più, ben venga. Io metto. Mentre che noi procediamo quindi a fare il tutto, chiaramente andranno a lievitare ancora un pochino, eh. Così. Questo è il mio procedimento, eh. Quello del bimbi ve l'avevo già. Io. Dai, metti tu, metti. Ve l'avevo già detto dal bimbi. Bravo, Dominic. E lo andiamo a chiudere adagiandolo. Basta. Fermati adesso. Allora, chiudiamolo. È un po' una specie di mega ravioli. Oppure i Findus. Un raviolo gigante. Questo si è aperto però. Ok. Questo all'acqua. Uno, due. Ma già vengono belli grandi, eh. Io questo metto. Io ne sto prendendo veramente porzioni, sì, piccole. Giuga manca. Sta facendo tutto il piacere.
Dunque. Allora, adesso io vado a finirli tutti e ci vediamo nel momento in cui vado a infornare. Ok. Run. Via. Quindi sto facendo l'ultimo. Cosa? Quello. Adesso. La. Io mangio io. Toh, mangialo. Ok. E siamo arrivati all'ultimo. E siamo arrivati calzone. Finalmente all'ultimo calzone. Io da qui sono riuscita a farne 3,6 e 2,8. Ovviamente seguendo la ricetta ne verrebbero 4, ma belli, belli grossi, eh. Meno di 5 centimetri. Eccoli qua i nostri calzoni. Adesso li andiamo. 1, 2, 3, 7, 8. A infornare mettendo cielo terra. Togliamo il preriscaldamento. È già caldo. Bollente. Questo forno è fatto apposta per lavorare come si deve. E li lasciamo in forno circa 20 minuti. Circa, controlliamo sempre lo stato di cottura. Ci vediamo dopo quando sono pronti, che vi faccio vedere come sono venuti. Calzoni pronti e andiamo a tirarli fuori. Sono stati anche meno di 20 minuti i calzoni, quindi teneteli veramente d'occhio. Aprire. Occhio no amore mio, via con quei piatti. Via da qui che ti fai male. Ok, calzoni finiti. Eccoli qua. Buon appetito a tutti. Io porto.